tutti. Allora, direi che si possa iniziare la seduta, se ci siamo. Quindi la parola al segretario per, intanto, per l'appello. Barnini, Mazzantini, Torrigiani, Mantellassi, Bergamini, assente? Bagnoli, presente. Petroni, Torrini, no, Balducci, Falorni, presente. Bacchi, Cappelli, Del Rosso, Ramazzotti, Ancillotti, Faraoni, Morelli, no, Cioni, no, Borgherini, Ciolli, no, Cinotti, no, Vacchiano, no, Bartoli, Marconcini, no, Poggianti, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Bene, allora siamo in numero, quindi possiamo iniziare. Io non ho comunicazioni, credo nemmeno il sindaco, per cui passiamo al punto numero 2 dell'ordine del giorno, che è l'interrogazione presentata dal gruppo consigliario Rasì Cambia, relativa alla competenza nelle riparazioni della rottura dei tubi, dei tubi strada nel territorio del Comune di Empoli. Illustrazione, sì. Grazie Presidente, va bene questo? No, l'interrogazione, diciamo, verte su un caso specifico, su poi penso che il sindaco o chi, meglio l'altro? L'interrogazione, diciamo, riguarda un caso specifico, ma diciamo, vorrei anche capire come funziona in casi analoghi, quando si verificano delle problematiche similari, qual è la procedura che in qualche modo il cittadino deve seguire e soprattutto quali diritti ha sia all'informazione sia all'assistenza riguardo a guasti di questo tipo, ed è chiaramente poi legata anche alla necessità che queste procedure abbiano al centro due aspetti fondamentali, ovvero da una parte l'assistenza al cittadino, quindi che il cittadino non si trovi mai nella condizione di dover organizzarsi da solo senza avere delle risposte da parte di chi in qualche modo offre direttamente o indirettamente un servizio pubblico. E dall'altra, diciamo, che le norme siano sia regolamentari sia in qualche modo gli obblighi di chi offre questo servizio puntino sempre al minor spreco di acqua possibile, perché anche lasciare in qualche modo settimane, giorni e giorni senza che vi sia un intervento effettivo, quantomeno per andare a stabilizzare quella situazione, questo è sicuramente un aspetto che deve riguardare qualsiasi tipo di modalità di intervento con cui i soggetti incaricati di questo servizio dovrebbero avere come finalità, perché poi alla fine lo spreco di acqua visto dal cittadino in qualche modo è qualcosa di inspiegabile, è a maggior ragione e in modo più specifico inspiegabile in tempi in cui questi episodi si sono verificati ad agosto, in cui eravamo in parti di Italia ma anche in Toscana in piena emergenza idrica. Quindi sostanzialmente l'interrogazione vuole capire prima di tutto come funziona, se le rimostranze del gruppo di cittadini corrispondono poi al vero e quali cambiamenti, diciamo, sono intercorsi negli ultimi periodi sul trattamento di queste criticità. Bene, grazie Borgherini. La risposta, l'assessore Barzottini. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, a seguito dell'interrogazione presentata dal consigliere Borgherini è stata richiesta una relazione dal gestore del servizio idrico e la stessa ricostruisce nei dettagli un po' i fatti che sono accaduti nello specifico. In tal senso l'azienda riferisce che il 31 luglio alle ore 8:21
È arrivata una segnalazione per la presenza di una piccola perdita sulla strada di Via Bottego del comune di Empoli. Nel pomeriggio dello stesso giorno un tecnico di acque si è recato sul posto e durante il sopralluogo sono emerse alcune informazioni. All'inizio della strada c'è un cartello con scritto strada privata. Lo stato privato dell'area è stato dichiarato anche da uno degli utenti presenti sul posto e la stessa persona ha dichiarato che la manutenzione della strada è a carico degli 8 frontisti che si suddividono tutte le spese. Allora è stato spiegato il regolamento del servizio idrico che disciplina le modalità di intervento in caso di perdite idriche sugli allacci multipli come in caso di questo oggetto. È stato lasciato il relativo modulo in cui viene rispiegato il regolamento e viene data indicazione di una data entro la quale deve essere riparato il guasto, in questo caso l'11 agosto. In caso contrario, come da regolamento, Acque avrebbe provveduto a limitare la portata dello stacco nella strada pubblica. Gli utenti hanno richiamato il call center il 4 agosto per richiedere la chiusura dell'acqua per poter effettuare la riparazione. In seguito hanno ricontattato il call center per contestare il regolamento. Il 7 agosto è stato contattato l'ufficio tecnico del comune per avere un'ulteriore conferma della natura della strada. Confermata la natura della strada, è stata informata nuovamente la proprietà che Acque non avrebbe potuto adoperarsi per sistemare la rottura della tubatura. Il 10 agosto Acque è tornata sul posto per eseguire l'interruzione del servizio idrico e permettere l'effettiva riparazione effettuata dai privati. Riguardo alla mancata presentazione di una short list di aziende da poter comunicare all'utente in questi casi, l'azienda ci ha fatto sapere che al momento non è prevista l'indicazione di una short list poiché sprovvista della stessa. Rispetto alla coerenza della procedura prevista in relazione allo stato di emergenza idrica e alla considerazione fatta circa l'opportunità di intervenire con la riparazione per lasciare in un secondo momento l'eventuale compenso per l'intervento effettuato, possiamo comunicare che è stato aperto un tavolo di confronto con il gestore, che interesserà quindi anche l'autorità idrica, atteso a rivalutare il modello di gestione di queste casistiche nell'interesse generale del servizio, della singola utenza e per ridurre al minimo il dispendio della risorsa idrica, soprattutto in condizioni di emergenza idrica. Per il quinto punto, fatta la normale verifica, risultano per le strade che sono state menzionate registrati 14 passi carrabili, tutti relativi a via Marco Polo. Grazie. Sì, assessore Borghellini per la replica. Grazie Presidente. Allora, bene il fatto che si sia aperto un tavolo di confronto con l'autorità idrica e con i soggetti interessati per addivenire a una procedura più puntuale. In realtà l'errore sta nella stessa risposta di Acque, cioè non è possibile che attualmente chi gestisce il servizio idrico faccia un intervento, vada sul posto e non abbia contezza di chi sia la responsabilità di quella strada. Cioè, se io intervengo su un posto, c'è una segnalazione, dovrei avere un database in cui so già se quella strada compete a un privato o a un interesse pubblico, perché tendenzialmente già questo mi sembra un aspetto estremamente fallace della procedura, in cui dopo anni in cui lo stesso soggetto gestisce lo stesso servizio, probabilmente sarebbe il caso che quando interviene non debba essere un passante a dirgli che può avere più o meno qualsiasi tipo di interesse a dire sì, compete a me, senza sapere se poi effettivamente questo è vero ed è verificabile sulla base dei regolamenti. Per quanto riguarda la strada poi, nello specifico, a me risulta che quella strada sia stato dichiarato sopra l'interesse pubblico, perché proprio in quella da quella strada ci dovrebbe essere l'accesso a un piano di recupero che questo Consiglio Comunale ha già votato. Quindi tendenzialmente la strada privata che viene dichiarata di interesse pubblico, probabilmente soprattutto per quanto riguarda degli interventi sulla manutenzione idrica,
probabilmente non è rimandabile solamente al privato, ma è in una fattispecie abbastanza più complessa. Quindi, morale della favola, mi fa piacere che si sia scoperto un problema poi alla fine, perché dalla risposta mi sembra di capire che acque che il soggetto gestore non ha una procedura in questi casi, perché mi sembra chiaro, perché il fatto che non abbia una short list da consegnare agli operatori in modo tale che anche una lista di 50 nomi o di tutti i soggetti presenti sul territorio che possono svolgere quel tipo di intervento in pronta urgenza, se è di competenza del privato, chiaramente può capitare al cittadino che sa che si sa muovere, che sa scegliere un operatore, che sa intervenire immediatamente, ma può capitare anche, come nel caso, a un gruppo di cittadini che non sanno minimamente da che parte rivolgersi, soprattutto nel mese di agosto, quindi creando un grande disagio al cittadino stesso, ma creando anche un danno alla collettività, perché poi l'acqua che viene persa dalla rete, lo sappiamo, penso tutti, è a carico della collettività, quindi non solo c'è lo spreco pubblico, ma c'è anche il costo pubblico. Mi sembra strano, ulteriormente singolare, che si debba aprire ora un tavolo per capire qual è la procedura migliore. Speriamo che questo tavolo partorisca questa procedura e che dia una risposta velocemente al problema. In ultima analisi rinnovo, diciamo, la preoccupazione sul fatto che un gestore dà questo servizio da anni non abbia un semplice database che gli possa dire se quella strada è di competenza pubblica o è di competenza del privato, se è una strada vicinale o se piuttosto, come in questo caso, invito l'assessore a verificare quello che dico, è una strada di natura privata ma che è stata dichiarata di interesse pubblico perché è oggetto di un piano di recupero che sussiste all'ingresso su quella area. Quindi il problema è capire anche in questo caso se non è più strada squisitamente privata ma è strada privata con un dichiarato interesse pubblico, chi ha il compito di intervenire e soprattutto è plausibile che un soggetto che svolge questo servizio non sappia e si debba affidare al passante per la strada per capire di che natura e quali obblighi ha il soggetto stesso per intervenire. Quindi mi sembra che ci siano diverse lacune su cui richiamare le proprie responsabilità l'autorità idrica e anche il soggetto che svolge il servizio, perché oggettivamente poi alla fine, morale della favola, non penso, dalle cronache che ho, che l'intervento sia stato fatto vuoi per in qualche modo carenza palese nella procedura di informazione, vuoi anche per il fatto che un privato può anche non sapere a chi rivolgersi in pieno agosto per fare un lavoro del genere. Mi sembra che poi i tempi di intervento non siano stati minimamente coerenti con quelli che sono i criteri di risparmio idrico fondamentali, soprattutto in un mese in cui eravamo in aperta emergenza idrica. Quindi richiamerei l'assessore a porre maggiore attenzione su queste procedure, perché sono di diretta competenza di chi ha in qualche modo anche la responsabilità di difendere l'interesse pubblico, e richiamerei anche l'autorità idrica a chiarire meglio quelli che sono gli ambiti di intervento e a dotarsi di un database che oggettivizzi gli interventi di manutenzione. Bene, grazie Borgherini. Punto successivo è l'interrogazione presentata dal gruppo consigliare Fabbrica Comune per la Sinistra relativa al mantenimento del patrimonio arboreo della città. 5 minuti. Anche il titolo è lungo. Allora, noi abbiamo sentito l'esigenza di fare un pochino il punto sulla questione della cura, mantenimento del patrimonio verde della città, in particolare il patrimonio arboreo, anche perché ci sono stati ultimamente, insomma, nell'ultimo periodo, un bel po' di abbattimenti. Tutte le volte è uscito il comunicato che c'erano motivi di pericolo o di altro e che si sarebbe comunque ripiantato, però non è nemmeno tanto semplice verificare cosa avvenga dopo queste cose. Quello è se l'unica cosa è stata vista come il reimpianto e via Masini, per cui ci è sembrato giusto portare in consiglio un pochino il punto della situazione. E il patrimonio arboreo, come tutti gli organismi viventi, ha un ciclo di vita ed è soggetto quindi a invecchiamento e anche a morte. Quindi
D'altra parte è anche importante che il verde che c'è in città sia un verde in buona salute per poter esprimere anche tutto il potenziale positivo che ha, sia in termini di benefici per la qualità dell'aria, per la produzione d'ossigeno, per il contenimento delle temperature, per il contributo alla tenuta dei terreni, anche per le funzioni sociali, insomma, è bene che sia in buona salute, quindi non è che noi siamo contrari, vorrei chiarirlo, a qualsiasi abbattimento. Vorremmo avere chiaro su quale base si sta lavorando, soprattutto quali sono i nostri piani su questo tema, in tema cioè di conservazione e valorizzazione, mantenimento e espansione del patrimonio verde, in particolare arboreo della nostra città, perché se il patrimonio arboreo, come dicevo, invecchia, è fondamentale sapere quale sia la specifica longevità della specie delle specie che stanno dentro la città e prepararsi perché ci sia un graduale rinnovamento in maniera che non ci si trovi mai sguarniti da questa cosa che è molto importante. Un albero naturalmente non si rinnova, non è che si va a comprare al supermercato e si mette il giorno dopo bello e cresciuto, quindi se non c'è una pianificazione, se non c'è una gradualità di rinnovo e di mantenimento, ci troviamo a consegnare una città meno vivibile di quella che abbiamo trovato noi. Non sto a ricordare il valore del verde urbano per la salubrità della città, per la sua anche vita sociale, come dicevo. Quindi il primo problema che ci siamo posti è come sia governata nella nostra città tutta la materia del verde pubblico, a partire dagli strumenti di programmazione, di regolamentazione e dalle competenze professionali che sono o non sono presenti nella struttura del comune. Poi naturalmente nell'interrogazione chiediamo anche conto in maniera un pochino più approfondita delle motivazioni degli abbattimenti, dei programmi di eventuale reimpianto, perché ci sono state anche delle dichiarazioni un pochino incaute, si dice si abbatte pini perché perdano gli aghi e così intasano le caditoie. Il pericolo in questo caso non viene dal pino, il pericolo viene da noi che non si fa accuratamente la pulizia delle caditoie, quindi non è che possa essere qualsiasi l'argomento per cui si abbatte. Poi chiediamo conto di alcune pratiche scorrette a cui abbiamo dovuto purtroppo assistere nel tempo. Le capitozzature sono la prima e la più importante, spero siano una cosa del passato. La ricopertura di bitume delle radici degli alberi fino ad arrivare a toccare il tronco, ce ne sono tanti in città, si possono documentare, anche questo si vede. Ora non vi sto a rileggere tutti i quesiti in maniera puntuale perché sennò si fa notte, ve li scorro velocemente: quali sono gli strumenti di pianificazione del verde a partire dal censimento e dall'esistenza o meno di un regolamento comunale, con quali criteri, modalità, tempi e competenze professionali viene effettuata la potatura, quale sia il soggetto che provvede al sistema di manutenzione del verde e a quali condizioni di appalto, se nel capitolato è stata richiesta professionalità specifica appunto per le potature e se sia previsto il divieto del contenimento della chioma con le capitozzature, quale sia l'ufficio a cui è affidata la vigilanza e il controllo delle aree verdi e quali competenze specifiche di tipo professionale stanno presenti in questo ufficio, negli ultimi 5 anni quali alberi e quali specie arboree sono state abbattute in quali luoghi, quali alberi e quali specie arboree sono state invece piantate o reimpiantate e in quali luoghi e quanti di questi alberi eventualmente piantati o reimpiantati sono ancora in vita, se vi siano e quali siano i prossimi programmi di abbattimento, se sia prevista la sostituzione delle piante abbattute, con quali tempi e modalità e criteri di scelta. In pratica, come dicevo prima, se abbiamo previsto o messo in programma un ciclo abbattimento nuovi impianti sulla base della longevità della specie relativa all'ambiente urbano. Cosa giustifichi gli abbattimenti e le potature massive degli alberi a cui stiamo assistendo e se vi siano e quali siano le aree dove l'amministrazione intende piantare nuovi alberi, se siano prese in considerazione anche le aree circostanti le reti viarie, se vi sia in previsione nuovi parchi o l'implementazione del parco di Serravalle. Quali specie e quanti alberi piantati negli ultimi 5 anni per le nascite? Voi sapete che c'è una legge che obbliga a piantare un albero per ogni bambino per ogni nuovo bambino registrato all'anagrafe. Dove sono gli alberi di questi bambini, se questa pratica è ancora in uso. Quali siano gli indici, le modalità e i criteri di realizzazione degli spazi a verde nelle nuove urbanizzazioni. E infine, se si diano indicazioni tese a salvaguardare il verde presente nei lavori che si fanno di ristrutturazione delle aree della città o nei nuovi insediamenti e come si intende rimediare a quelle situazioni che dicevo prima in cui questo non è stato fatto e gli alberi si ritrovano affogati nel bitume.
Bene, grazie. Dusca, risponde l'assessore Barsotti. Grazie di nuovo. Questo ente disciplina forme di tutela del patrimonio a verde sia pubblico che privato già all'interno del regolamento urbanistico al capo 2 del titolo secondo sotto il nome di guida per la tutela della risorsa verde e attraverso un censimento delle aree a verde incluse le alberature. Resta tuttavia da redigere il censimento degli alberi monumentali e da adottare un regolamento per la tutela del patrimonio a verde. Ma avete capito, no? Niente, ho semplicemente detto che noi come ente discipliniamo la tutela del patrimonio a verde attraverso il regolamento urbanistico al capo 2 del titolo secondo sotto il nome di guida per la tutela della risorsa verde e mediante un censimento delle aree a verde e delle alberature. Comunque sia, resta da redigere, dato che è chiesto espressamente nell'interrogazione, il censimento degli alberi monumentali e resta da adottare un regolamento per la tutela del patrimonio a verde. Per il secondo punto, il capitolato di gara in essere prevede l'erogazione di un servizio di manutenzione del verde che stabilisce alcuni standard qualitativi per le aree a verde. In particolare l'altezza massima che può assumere una superficie a verde e indica un numero minimo di abbattimenti e di nuove piantumazioni. In questo senso l'organizzazione del taglio dell'erba sotto il controllo e il supporto dell'ufficio tecnico spetta alla ditta a cui è fatto obbligo rispettare gli standard qualitativi. Gli abbattimenti e le potature vengono eseguiti, esclusi episodi di estrema urgenza, come possono accadere, successivamente a una valutazione tecnica che ne motivi la necessità. Le competenze professionali della ditta che svolge il servizio di manutenzione del verde sono riconducibili alla categoria SOA per i servizi di manutenzione del verde pubblico, incluso agronomi professionisti. Per il terzo punto, il servizio di manutenzione del verde è erogato da una ditta esterna, l'Albiati, che presenta le caratteristiche precedentemente dette e però non è previsto nel disciplinare di gara nessun divieto per la potatura mediante capitozzatura. Per il punto 4 l'attività di controllo e monitoraggio è in capo all'ufficio manutenzione del comune e lo esercita mediante la figura di un geometra. Per il punto 5, in assenza di un registro che ne tenga traccia, risulta impossibile riportare un preciso numero effettivo di abbattimenti e piantumazioni di questi ultimi 5 anni. Possiamo tuttavia ricordare che l'appalto di gara del verde in essere prevede una quantità minima di abbattimenti e di numeri di nuove piantumazioni che si compensano tra loro con l'obiettivo principale di conservare il patrimonio arboreo esistente. Per il punto 6, come abbiamo anticipato, il contratto di gara in essere prevede un numero di abbattimenti e uno di nuove piantumazioni. Non esiste una programmazione per gli abbattimenti, ma piuttosto esiste un'attività di controllo e monitoraggio effettuata anche sulla base delle segnalazioni ai cittadini, che verifica la staticità e la salute delle piante, determinando, se opportuno, l'abbattimento o la potatura. Per quanto concerne la nuova piantumazione, invece, le attività sono mirate a usufruire del numero massimo di piantumazioni previste dal contratto, dando priorità alle zone e alle aree che hanno subito recentemente gli abbattimenti. Non esiste tuttavia una programmazione di abbattimenti o nuove piantumazioni in base alla longevità di specie relativa all'ambiente urbano. Gli abbattimenti messi in atto fino adesso sono tutti stati finalizzati a garantire il livello di sicurezza per i cittadini, animali e cose. Al momento è nostro interesse eseguire una nuova piantumazione nei luoghi in cui di recente sono stati eseguiti degli abbattimenti, tipo Piazza della Vittoria, piuttosto che la zona di Serravalle, Case Nuove, Pontorme. I nuovi parchi, invece, se intendiamo le nuove aree a verde di progetto, sono tutte individuabili dal regolamento urbanistico che si trova online. Negli ultimi anni non è stato dato seguito alla piantumazione di nuovi alberi in rapporto al numero di nascite, e questo da un po' di anni. Le ultime sono state collocate nel parco di Serravalle e quello di Corniola. Da una mutazione
tecnica è risultato impossibile ospitare nelle nostre aree a verde le oltre 350 piante che poi corrispondono ai nuovi nati, oltre alle 200 previste da contratto di gara con la ditta, garantendo al contempo una corretta fruizione delle aree stesse. Quindi non è che possiamo trasformare un giardino in un bosco. Ecco. A questo proposito, stiamo comunque valutando l'opportunità di richiedere la disponibilità dei terreni demaniali come permette la stessa legge che faceva riferimento d'Usca. Per quanto riguarda gli indici, le modalità e i criteri di realizzazione degli spazi al verde, sono da prendere come riferimento quelli indicati al regolamento urbanistico, che anche questo, ecco, trovate online, e poi se avete bisogno di un supporto tecnico, insomma, potete richiederlo. Detto questo, ecco, anche per rassicurare la consigliera, perché nella esposizione dell'interrogazione ha posto giustamente delle riflessioni, io credo che questa amministrazione nelle politiche ambientali abbia dimostrato la volontà e la voglia di andare a fare programmazione e pianificazione. L'abbiamo fatto quando abbiamo parlato della riduzione delle emissioni di CO2, lo abbiamo fatto per le polveri sottili, lo abbiamo fatto quando abbiamo parlato della mobilità ciclabile. Questo impegno, lo stesso impegno, noi sentiamo di doverlo prendere, chiaramente chiedendo uno grande sforzo alla struttura, perché quando andiamo a aggiornare metodi o andiamo a individuare dei nuovi metodi di lavoro, è chiaro che è la struttura in prima battuta a doverli farseli propri, e quindi per provare a rassicurare la consigliera, il nostro obiettivo è quello di dotare anche per la parte della manutenzione e del monitoraggio delle piante, del patrimonio arboreo, l'ente di strumenti di pianificazione e di programmazione. Niente, grazie. Bene, grazie Assessore De Bartoli per la replica. Va bene, allora io prendo atto delle ultime parole dell'assessore e spero, non ho motivo di dubitare, che si voglia dare seguito. Credo che il nodo centrale, ci siamo capiti, è esattamente questo. Noi abbiamo un patrimonio verde esteso, lo sappiamo benissimo, che insomma, questa città ha avuto sensibilità, ha nei suoi strumenti di regolazione, diciamo, normali, la parte per il verde, come succede in quasi tutte le città italiane. Quello che succede di meno è la pianificazione specifica, ma il punto di frontiera ora è quello, cioè noi bisogna dotarsi di un piano del verde, cioè di una progettazione finalizzata al mantenimento, allo sviluppo e alla manutenzione del verde cittadino in tutti gli aspetti in cui questo si manifesta, perché poi insomma sarebbe lungo il ragionare, e bisogna dotarsi di un regolamento che faccia anche questo da strumento di programmazione, sia per gli interventi sul verde pubblico privato che per quelli sul verde pubblico cittadino. Di quello che poi sono le risposte specifiche a ognuno dei quesiti c'è parecchio da preoccuparsi, cioè non ci siamo su questa roba, perché meno male in fondo c'è l'impegno a andare in questa direzione, perché poi invece noi siamo sguarniti da tanti punti di vista, siamo sguarniti di professionalità interne. Io capisco che ora oramai le condizioni in cui sono stati messi gli enti pubblici sono quelli che il personale non ci sa da nessuna parte, non soltanto a fare il professionista del verde, però se non ci sa bisogna dotarsi di una figura di riferimento che con la professionalità che sia di fiducia del comune, autonoma da chi prende in gestione eventualmente i lavori, perché noi abbiamo gli abbattimenti e le ripiantumazioni nel contratto della ditta, poi cosa abbattere cosa lo vede l'agronomo della ditta. È chiaro che l'agronomo della ditta lavora per la ditta e quindi lavora prima di tutto perché nel contratto venga fuori quello che deve venire fuori per la ditta, cioè insomma gli oneri, per ridurre gli oneri e aumentare gli introiti, con una cosa che è diversa dall'ottica di chi deve mantenere il patrimonio della città. Poi la programmazione serve per capire che cosa abbiamo, ora te hai detto che abbiamo il censimento delle aree a verde, non credo sia paragonabile al censimento delle specie arboree, per sapere, cioè quello che ci serve di sapere per pianificare è
che cosa ci abbiamo, come invecchia ciò che ci abbiamo, quanto ha bisogno di essere rigenerato, ogni quanto bisogna ripiantare, insomma, e come va mantenuto, perché complessivamente il livello di tenuta del nostro patrimonio è veramente, noi si parlava prima, anche negli indicatori qualitativi di quello che si mette nel contratto, si fa l'altezza dell'erba, ho capito l'altezza dell'erba, ma se poi mi seccano gli alberi e si annaffiano le aiole, ma gli alberi non si annaffiano, l'albero, quando è morto un albero, per rifare un albero non è che ci vuole 25 giorni come per rifare un manto erboso. Quindi ce ne sono parecchie di cose, poi il divieto delle capitozzature, vi prego, gli alberi capitozzati muoiono, e questa storia, ti prego di prendere nota, perché ti mando le fotografie se vuoi, ci abbiamo gli alberi affogati nell'asfalto, anche quelli muoiono piano piano, ma muoiono, ci sa, quelli io non so che sono platani alla stazione, che sono quasi monumentali, non so se ci sanno alberi, anche lì il censimento dei monumentali famolo, perché va fatto anche quello, non so se sono monumentali, ma gli ci manca poco, perché sono talmente belli, grandi, sono affogati dalla nuova ristrutturazione, gli sono andati sopra col bitume, sono andati lì a guardarlo, sarà drenante, ma anche se è drenante, questi muoiano, perché drenante ti fa passare 10 centimetri, all'albero non gli arriva più nulla, quindi andatela, per favore, prenditela, ti prego di prenderti un attimino questa cosa, perché ci sono alle ex fucine, non so che c'è, ora c'è il liceo, ci sono infilati nell'asfalto puro, proprio col tronco, con l'asfalto che gli arriva a pelo del tronco. Quelli muoiono piano piano, poi il verde che sta male non fa la funzione di produzione d'ossigeno, assorbimento dell'anidride carbonica, depurazione dell'aria, non la fa così bene come... Ho visto che ci sono degli strumenti di rilevazione a infrarosso, ti fanno vedere le piante che stanno bene e quelle che stanno male, sono completamente differenti, perché la pianta che sta male produce pochissimo, sta lì ferma, poi dopo un po' va giù, magari dopo 20 anni, però... si mettono in condizioni, insomma, su questa materia c'è davvero da darsi gli strumenti e soprattutto le professionalità. Noi ci vuole un soprintendente del verde di fiducia nostra, con il quale si fa la programmazione e si verificano i lavori degli altri. Se i lavori non si possono fare più noi, perché ormai il mondo è questo qui, però perlomeno che ci mica a tempo pieno, non lo so, con un contratto come si può fare, io non lo so, però ci vuole una professionalità interna che ci aiuti a mantenere nella maniera corretta il nostro patrimonio. Bene, grazie Lusca, anche per... Allora, il punto successivo era un'interrogazione presentata dal centrodestra per Empoli, che però il firmatario non è presente, per cui andiamo avanti e passiamo al punto numero 5, che è l'approvazione del verbale della seduta del Consiglio Comunale numero 5 del 9 maggio. Quindi i votanti... Lei prima l'avevi detto? Gli scrutatori. Dimmi. Dimmi. Allora, questo è il verbale della seduta del 9 di maggio, dove, come vi ricorderete, approvammo la mozione sul divieto di uso, comunque, insomma, sui problemi legati a glifosate. La mozione fu chiesta, nell'approvazione della mozione fu chiesta la votazione per punti. La votazione per punti, ora non mi ricordo quanti punti furono respinti e quanti furono approvati, ma insomma determinò una macchia di leopardo. Alcune cose furono approvate, due furono respinti. Dopo la votazione per punti, il regolamento dice che si mette in votazione la mozione per intero. E il Presidente correttamente ha messo in votazione la mozione per intero. Fu approvata all'unanimità. Questo significa che fu approvata per intero, cioè come emendata, perché c'era stato un emendamento accettato dai presentatori che eravamo noi. Quindi la mozione fu approvata per intero all'unanimità. Il verbale riporta il testo della mozione approvata così come risultante dalla votazione per punti. Questa cosa non è la prassi corrente che è stata seguita in questo Consiglio. Se volete vi cito i precedenti in cui si è chiaramente esplicitato che quando si vota per punti poi si deve votare per intero ciò che è stato presentato, e si è specificato anche quindi si votano tutti e tre i punti. Il Presidente ha detto questo vale sia per questa cosa qui che per la mozione sulla sanità, l'ordine del giorno mi sembra era la mozione sulla sanità a fine della seduta del 9 di maggio. Il Presidente ha detto tutte e due le volte si vota la mozione per intero o l'ordine del giorno per intero, si è votato all'unanimità, le mozioni e l'ordine del giorno sono approvati così come erano stati presentati. Il verbale riporta un testo ritagliato.
non si può, se una volta qualcuno, io ho capito, se la maggioranza non la vuole votare, chiedervi di correggere la votazione, io non mi oppongo, voteranno che vogliano, però quando si fa... Certo. Allora, per prassi, quando si votano delle delibere, delle deliberazioni, degli ordini del giorno, delle mozioni, si fa la votazione comprensiva degli emendamenti approvati, perché una volta che l'emendamento... segretario mi segua, una volta che l'emendamento è stato approvato la mozione diventa integrata con quella, quindi è quella che va votata. Poi per prassi, anche se specificamente non previsto dal regolamento, si è sempre votato anche la mozione originaria, in quel caso comprensiva degli emendamenti che erano stati approvati, accettati. Comunque, siccome non ho presente il testo, viene fatta una verifica, quindi si rinvia, certo, non ci sono problemi. Scusate, io vi leggo il verbale del 10 di del Consiglio del 10 di ottobre del 2016, in cui si votò un ordine del giorno sul caso Regeni. Il consigliere Poggianti chiede la votazione per punti, si vota il punto 1, viene approvato, il punto 2 viene respinto, il punto 3 viene approvato. Il Presidente dice: ora dobbiamo ripetere la votazione. Quando viene richiesta la votazione per punti, deve essere comunque votata la mozione nella sua interezza. Quindi votiamo tutta la mozione con i 3 punti dell'impegno. Stessi votanti, favorevoli, la maggioranza naturalmente vota contro. Allora, non si può interpretare il regolamento una volta in un modo e una volta in un altro perché qualcuno gli è tardi e si è distratto. Lo ripeto, si rifà la votazione, che vi pare, io non voglio che quella mozione figuri approvata se la maggioranza non la vuole approvare, però non voglio nemmeno che il mio voto favorevole a quella mozione per intero sia fatto passare per un voto su una cosa che io non avrei mai votato se non era per intero. Ha perfettamente ragione, quindi verificheremo come stanno le cose, rinviamo la votazione su questo punto. Dopodiché lunedì verificheremo con la segreteria come stanno le cose. Comunque ecco, la prassi in genere, la ripeto, è quella: quando ci sono degli emendamenti, quando ci sono degli emendamenti che sono approvati, quelli vanno a far parte del documento. Benissimo. Quando si vota per punti, poi dopo, alla fine va fatta la votazione della mozione, ordine del giorno, delibera, nella sua interezza, comprensiva degli emendamenti approvati. Comprensiva della sua interezza? Sì. Come è stato presentato gli emendamenti approvati? Quelli approvati dal presentatore? No, quelli approvati dal Consiglio. È sempre stato, comunque. Ma è inutile. Se ti ricordi, ci fu. Qualche tempo fa, mi sembra l'anno scorso, ci fu una questione simile che poi fu discussa anche in conferenza, perché inizialmente, seguendo pedissequamente quello che prevede il regolamento, che recita il regolamento, si faceva la votazione solamente sulla mozione emendata e non sulla versione originale. Poi in conferenza si fu decisa, quindi da allora si è seguito sempre quello schema lì. Comunque, ripeto, non voglio, perché non ho nemmeno presente esattamente ora i documenti e non c'è nemmeno il segretario, si rimanda, non c'è problemi, si rimanda la votazione su questo punto ad una verifica per cui verrà eventualmente corretta il verbale, aggiornato il verbale riportata al prossimo, a uno dei prossimi consigli, la votazione di questo verbale. Quindi questo viene rimandato ora e... Si passa allora, Poggianti ancora non è arrivato, passiamo allora al punto numero 6, che è la revisione straordinaria delle partecipazioni. Presidente, prego. Mozione d'ordine. Prego. Scusi l'interruzione della scaletta, però ci tenevamo a... fare una puntualizzazione relativa al punto successivo, visto che siamo passati alle delibere dopo aver esaminato le interrogazioni, salvo quella del consigliere Poggianti, relativamente al punto successivo, quello del regolamento. Sì,
Allora, noi vorremmo anticipare una posizione di metodo, prima ancora che di merito, vediamo poi. Sì. La nostra posizione è la seguente: questo regolamento è stato depositato dall'amministrazione l'11 di luglio del 2017 e legittimamente le opposizioni hanno presentato più che degli emendamenti, diciamo, a piccoli articoli o incisi, un vero e proprio testo che integra o sostituisce o comunque pone delle questioni ex novo al testo precedente, a distanza di molto meno tempo dal Consiglio Comunale. Ora, in commissione, non mi ricordo chi delle opposizioni, fece presente che agosto è un mese particolare, perché è il mese solitamente delle ferie estive, e quindi c'era stata un po' di difficoltà a far conoscere alla maggioranza o all'amministrazione in tempi più stretti la posizione delle opposizioni e quindi le integrazioni proposte e le proposizioni ex novo che sono state inserite. Questo testo nuovo è un testo che presuppone non soltanto una disamina delle modifiche o delle integrazioni o degli inserimenti dei nuovi periodi, ma che presuppone anche una lettura integrata della legge. E la tempistica con cui è stato presentato rispetto al Consiglio Comunale non aiuta da questo punto di vista. Quindi noi ci siamo cimentati, però questa difficoltà francamente è sorta per la consecuzione cronologica degli atti. Quindi la nostra posizione è che per favorire la verifica di punti di incontro sui vari aspetti che sono stati affrontati nel testo emendato, che lo dico fin da ora perché per i motivi che ho detto poc'anzi non è detto che poi risulti positiva in tutto, in parte, questo non lo possiamo sapere per le ragioni che ho spiegato poc'anzi, però per favorire e per verificare se vi è la possibilità di un punto di incontro su uno o più aspetti, pensavamo di proporre di rinviare la discussione e la votazione al prossimo Consiglio Comunale e altresì di individuare fin da ora, magari alla fine della seduta o durante la pausa, un percorso che favorisca più che in sede di Consiglio Comunale, in sede di conferenza capigruppo ed eventualmente se necessario poi nuovamente un passaggio in commissione, a fine di verificare preliminarmente se vi è da parte nostra una adesione a una parte di essi e eventualmente un confronto sulle parti alle quali non aderiamo e può darsi benissimo, ripeto, in questo momento non siamo in grado, che si aderisca in tutto, non si aderisca per niente, si aderisca in parte, in modo tale da ritornare in Consiglio Comunale con un testo che abbia già chiarito fra la maggioranza e le opposizioni quali sono i punti di incontro, quali sono i punti sui quali non ci possiamo eventualmente incontrare e ridurre anche la discussione al Consiglio a quegli aspetti su cui eventualmente non ci siamo trovati. Tutto ciò chiaramente dando per scontato che comunque i tempi devono essere quelli al prossimo Consiglio Comunale si sia trovato veramente una condivisione o meno su questi punti. Quindi questa è la posizione. Se invece questa istanza non trovasse accoglimento, le difficoltà sono quelle che ho precisato. Bene, quindi se non ho capito male, propone la questione sospensiva, quindi di rimandare la discussione al prossimo Consiglio. Sì, bene. Di avviare un percorso certo, che muova dalla conferenza capigruppo, certo, mi sembrerebbe. Quello eventualmente è conseguente. A questo punto, come prevede il regolamento, visto che deve essere comunque discusso, ci sono
tre minuti a gruppo per esprimere la propria posizione favorevole o meno alla proposta del capogruppo Mazzantini. Prego Bartoli. Io non solo sono favorevole, ma sono contenta di questa proposta di Mazzantini, perché io lo ridico anche a futura memoria, perché a volte si rischia di non capirsi anche in buona fede, perché io non credo. Per me è un percorso di confronto sulle cose che devono arrivare, per buon senso di tutti, a quagliare un testo possibilmente il più condiviso possibile. Lo si fa aprendolo in commissione e chiudendolo in commissione, con due commissioni almeno in cui si parte con la discussione, si cerca di quagliare qualche cosa e poi si arriva in fondo, ci si scambia le proposte, ci si scambia le cose e poi si arriva in fondo a un testo approvato, un testo che sia. Quindi secondo me va bene, si ritorna in commissione. Io vorrei, siccome c'è questa in qualche maniera occasione anche, provare a buttarci un'altra cosina, perché noi ci siamo trattenuti un altro emendamento che ci s'aveva in canna, diciamo così, poi non so se questo è condiviso da tutti, ma io lo dico, che era quello del codice etico degli amministratori e poi che comporta anche una revisione delle modalità di nomina degli amministratori, che secondo me è un argomento che va ripreso. Mi ero promessa di dire stasera, vabbè, lo ripiglieremo come un allegato, chiedevo la disponibilità a ripigliarlo come un allegato in futuro, lo si può fare lo stesso così, se c'è urgenza di approvare il regolamento poi si fa in seconda battuta questa cosa, ma forse se si piglia del tempo per riguardarsi il regolamento si potrebbe anche darsi il compito di guardare anche quest'altro aspetto che in molti regolamenti in giro c'è e che nel nostro non c'è, ma che forse sarebbe opportuno che ci fosse. Io ho visto ci sta la delibera, andrebbe studiata, andrebbe fatto un pochino di, come dici te, insomma, di. E quindi per me va benissimo, poi volendo fare una battuta dico, non è semplice a tre giorni capire quando ti arriva un testo un pochino complesso, noi siamo un pochino più abituati, però si comprende, ecco. Bene, grazie Dusca, anche se non è arrivato tre giorni prima il testo, è arrivato un mese e mezzo prima. Scusa, no, pensavo, allora ho capito male, chiedo scusa. Borgherini aveva chiesto la parola, prego. Microfono 2, microfono 1, ma sicuramente la proposta è assolutamente più che accoglibile, anzi ben venga che il confronto sia nel merito e nel metodo. Allora, è anche l'occasione per confrontarci meglio su un punto, penso. Difficilmente, e siamo tutti coscienti che questo molto spesso è anche impossibile per la natura stessa per cui questo testo noi l'abbiamo avuto non già da tre mesi, ma da la fine di luglio, inizio agosto, quindi sostanzialmente c'è stato, vorrei ricordarlo sempre a favore di chi, di quelle poche persone che ascoltano le commissioni e seguono i consigli comunali, questi tre regolamenti, perché la commissione ha processato e ha approvato attualmente due regolamenti su tre, il regolamento sulla contabilità, il regolamento sugli impianti sportivi, e quest'ultimo che è l'ultimo che ci era stato dato a fine luglio, in un periodo in cui a agosto, viva Dio, c'è anche un periodo di ferie, quindi sostanzialmente, e in cui abbiamo affrontato anche la variazione dello statuto dell'Unione dei Comuni. Quindi per ribadire che, come ho avuto modo di fare in commissione, anche per chiarire la qualità degli intenti, no? Perché assolutamente non c'era volontà dilatoria nel sottolineare che quegli emendamenti oggettivamente avrebbero cambiato il paradigma con cui era stato costruito lo stesso regolamento, perché alla base c'era una, che poi è emerso anche nella discussione con il tecnico in commissione, no? Che poi alla fine un tecnico che in commissione viene e dice sì, in effetti concentrare i controlli tutti sulla giunta velocizza lo strumento, no? Chiaramente, però insomma, poi ci sono delle competenze, ci sono dei ruoli a cui nessuno vuole rinunciare, e penso assolutamente, proprio perché sono ruoli che al di là di quello dice, ma io sai, a me di fare tante commissioni, c'ho il mio lavoro, c'ho le mie attività, è un po' una rottura di scatole, no? Perché comunque vado a concentrare tutto. Però il problema è che queste responsabilità poi alla fine ce le dà la legge,
noi non ce lo dobbiamo dimenticare questo passaggio, che non a caso la commissione che presiedo ha, che ho l'onore di presiedere, ha la responsabilità di controllare le partecipate e fra le altre cose, e di conseguenza era chiaramente nostra responsabilità sottolineare che un regolamento che questa competenza in qualche modo la bypassava proprio per velocizzare questo lavoro sarebbe stato oggetto di una molteplicità di emendamenti che entrano sostanzialmente nel merito della struttura stessa del regolamento. Questo non per sostanzialmente creare problemi alla Giunta o volere in qualche modo fare puntigliosi, ma perché essenzialmente penso e sono convinto che dal vostro esame questo emergerà, converrete con noi che questo regolamento aveva necessità di ristabilire un equilibrio fra i ruoli. Poi farete le vostre valutazioni, però è importante, secondo me, è importante anche sottolinearlo che da parte della maggioranza ci sia stata questa volontà di esaminare bene nel merito. E per quanto ci riguarda non c'è nessun ostacolo a farlo. Da Presidente di Commissione direi che il luogo principe per fare questa discussione sugli emendamenti sia la Commissione stessa, aperta, ovviamente convocata, anche se questo crea ovviamente anche una possibilità di sintetizzare in quel luogo sia il ragionamento istituzionale sia il ragionamento dei gruppi politici, perché ovviamente noi dobbiamo stare attenti anche a questi equilibri. Se la convocazione della Commissione viene allargata anche alla conferenza dei capigruppo, in una seduta comune in cui ci sia un esame aperto degli emendamenti, che sia nel merito, perché ormai il metodo lo abbiamo stabilito, mi sembra assolutamente non solo una richiesta da accogliere, ma una richiesta che fa piacere che arrivi, proprio perché quando c'è la volontà di discutere nel merito e nel metodo, nessuno, almeno per quanto mi riguarda, ne ho conoscenza, si oppone a farlo, perché è giusto ed è nostro dovere farlo e di conseguenza non ci sottrarremo a questo percorso. Grazie Borgherini, c'era anche il sindaco, voleva fare una precisazione. Sì, perché visto appunto che giustamente in questa sede si deve stare attenti anche a quello che si dice e a quello che si verbalizza, io ci tengo a mettere a verbale che il testo di questo regolamento era stato depositato e quindi era a disposizione di tutti i consiglieri comunali dallo scorso 11 luglio, oggi è il 29 di settembre, perdonatemi. Era a disposizione dei consiglieri comunali dallo scorso 11 luglio, oggi è 29 di settembre, credo che la maggioranza dimostri grande senso di responsabilità, che anteponga alle ragioni, diciamo così, del tutto legittime di portare avanti una discussione in tempi congrui le ragioni della ricerca di una sintesi possibile, che nel merito ovviamente ci dovremo confrontare e non è detto che poi alla fine le posizioni saranno collimanti, e che, come dire, questo senso di responsabilità non mi stupisce sia proprio di una maggioranza, perché nell'essere maggioranza è compresa non solo il diritto, dovere, diciamo così, di assumere delle decisioni, ma anche il diritto, dovere di farlo nel migliore dei modi possibili. E credo che siccome ognuno di noi qui dentro lavora per fare l'interesse della città, da un lato, dall'altro, perché si rappresenta anche delle parti politiche con l'obiettivo ognuno di diventare, come dire, espressione della maggioranza, perché è insito, diciamo, nella ragione sociale della rappresentanza politica,
mi piace evidenziare che questo atteggiamento è un atteggiamento che, come dire, si confà a chi la maggioranza in qualche modo la sa interpretare non solo nei suoi diritti ma anche nei suoi doveri. Trovo, ve lo dico con molta franchezza, perché tradirei, diciamo, il mio stile, che l'ironia che tante volte in questo Consiglio ci permettiamo, e è giusto che sia così perché siamo, credo, anche, come dire, ormai amici in una dizione che non è quella di chi va a mangiare la pizza insieme, ma nella dizione del rispetto umano prima ancora che politico, trovo che l'ironia poco si addica a questo passaggio, perché la proposta che ha fatto il capogruppo Mazzantini è una proposta che spero venga valutata per il peso che ha. Grazie Sindaco, altri interventi? Allora, se non ci sono altri interventi su questa questione, passiamo alla votazione, perché comunque da regolamento va posta in votazione la proposta di sospensione. I votanti sono? 18, perché Borelli è fuori. Borelli è fuori, quindi siamo 18. Ma perché questa allora, La votazione sulla proposta di rinviare la discussione al prossimo Consiglio Comunale. Quindi 18 votanti favorevoli alla proposta, unanimità. Quindi. Allora, poi a fine seduta, magari con i capigruppo e con il Presidente Borgherini, ci organizziamo per iniziare l'iter che è stato proposto. Allora, punto numero 6, come dicevo prima, la ricognizione sulle partecipazioni possedute per la revisione straordinaria delle partecipazioni, come da articolo 24 del decreto legge 175 del 2016, successivamente modificato dal decreto legge 100 del giugno 2017. L'illustrazione della delibera fa il Sindaco, prego. Sì, io farò un'illustrazione molto breve, perché credo che il lavoro che abbiamo fatto in commissione sia, come dire, abbastanza completo. Sono stati illustrati tutti i profili, diciamo così, di questo passaggio, quelli di carattere normativo e quindi le ragioni per cui questo Consiglio Comunale, come tutti i consigli comunali, come tutte le assemblee degli enti assimilabili, diciamo così, al pubblico, non ultima anche l'assemblea dell'ANCI che si è svolta ieri, sono tenuti a rispettare questa scadenza entro il 30 di settembre e ad approvare questo atto di revisione straordinaria delle partecipazioni. Le modalità con cui noi abbiamo affrontato questo passaggio sono state estremamente lige, diciamo così, al rispetto del dettato normativo, nonché a quello che era anche l'impalcatura ben definita delle schede precompilate. Pertanto andiamo a proporre la dismissione di quelle partecipazioni nelle due banche, quindi Banca Etica e Cassa di Risparmio di San Miniato. Confermiamo, perché questo indirizzo il Consiglio Comunale in realtà lo aveva già dato fin dal 2010, se non sbaglio, la fuoriuscita dal consorzio CET, che poi non si è perfezionata, ma quindi è un ribadire una cosa che era già stata indirizzata. Salviamo, tra virgolette, la partecipazione in Fidi Toscana, perché è una di quelle fattispecie che il legislatore ha normato come una situazione, diciamo così, a sé stante, tanto da produrre un documento allegato che descrive quella particolare situazione, e inseriamo, non
con l'illustrazione ovviamente da un lato delle ragioni del mantenimento, dall'altra degli indirizzi che vogliamo dare per il contenimento delle spese laddove ce ne sia bisogno, le altre partecipazioni del Comune. Abbiamo credo chiarito anche in Commissione le ragioni per cui figurano all'interno di queste partecipazioni quelle dirette e non quelle indirette, quindi figura pubblici servizi ma non figura pubblico ambiente, che non esiste più, ma l'atto si riferisce ad una data che era il 23 settembre del 2016, quindi era ancora in vita pubblico ambiente, ma non vi è per le ragioni